Benvenuti, bentrovati. In apertura un doveroso ringraziamento per tutti coloro che si sono iscritti a questo canale nel corso dei mesi, permettendoci di raggiungere quota 8.000. È un traguardo ragguardevole, per questo va a tutti voi il ringraziamento caloroso di tutto lo staff. Ebbene, passiamo alla situazione meteo. Guardate, il sereno generato dalla presenza di una vistosa campana anticiclonica mette a nudo le distese ancora innevate dell'Europa dell'Est e della Russia, ormai ben visibili alla luce diurna grazie al fatto che il sole inizia ad essere alto sull'orizzonte anche su quelle zone. Una incerta e contorta banda nuvolosa in dissolvimento separa questo anticiclone, che come sappiamo sta interessando anche l'Italia, con la circolazione più umida atlantica, la quale però proprio in virtù del muro anticiclonico non riesce a fare passi avanti. L'immensa figura ciclonica che possiamo ravvisare sull'oceano infatti andrà in fuga verso il circolo polare artico, investendo in pieno l'Islanda, dove nei prossimi giorni porterà condizioni di forte maltempo. E sarà seguita da una seconda perturbazione in uscita dal continente nordamericano. Quest'ultima, a metà della settimana, si andrà a posizionare risalendo più ad ovest della precedente, quindi portandosi verso la Groenlandia, si trascinerà dietro una nuova pulsazione anticiclonica, questa volta dalle Azzorre in direzione del comparto britannico. I due anticicloni, quello già presente sull'Europa e quello che risalirà dall'Atlantico, faranno tutt'uno e manderanno in dissolvimento quel che resta di una vecchia perturbazione parcheggiata lungo le coste occidentali europee, perturbazione che probabilmente si limiterà a staccare un piccolo minimo di pressione all'altezza della Spagna, dove recherà qualche marginale disturbo sulle finire della settimana. Per l'Italia invece non cambierà praticamente nulla, la situazione messa così non farà altro che confermare condizioni di tempo in prevalenza mite e soleggiato per diversi giorni, almeno per un'altra settimana, quindi probabilmente sino al 2-3 di marzo. Alla fine di questo periodo sembra possibile che lungo il bordo orientale del grande anticiclone possa scivolare giù un impulso di aria un po' più fredda che dal nord Europa punterà in primis la regione balcanico-danubiana, ma non è escluso che possa portare qualche infiltrazione marginale anche sull'Italia con venti da nord-est, in particolare in direzione delle nostre regioni meridionali. Questo non dovrebbe comunque avvenire prima del 4-5 di marzo, pertanto dovremo confermare. Uno sguardo alle previsioni ci porta alla cartina dedicata alla giornata di martedì 23 febbraio. Guardate, tempo in prevalenza soleggiato, possibili strati nebbiosi o di nubi basse lungo i litorali adriatici, dalle Venezie sino al Gargano, ma durante la notte qualche strato nebbioso potrà aversi anche nelle valli e sulle pianure interne lungo tutta la penisola. Qualche nube di poco conto potrà addensarsi sull'est della Sardegna per il scirocco, che comunque tenderà ad indebolirsi nel corso della giornata. Mosse o molto mosse in Mar Ligure, al largo i bacini circostanti la Sardegna e il canale di Sicilia, tranquilli tutti gli altri mari. Le temperature si manterranno stazionarie su valori molto miti per la stagione. Mercoledì 24 febbraio, situazione pressoché invariata, tempo bene soleggiato su tutto il territorio nazionale, ma con possibili situazioni nebbiose di notte sulle pianure e nelle valli, di giorno lungo i litorali adriatici dal Golfo di Trieste fino all'Abruzzo. Un po' di vento da nord potrebbe arrivare in giornata sulla Puglia, mentre in Sardegna avremo ancora qualche temporaneo rinforzo da scirocco da Levante. Ci aspettiamo quindi che siano mossi l'Adriatico meridionale e anche il canale di Sardegna. Sempre molto miti le temperature per la stagione. Infine la panoramica per giovedì 25 e venerdì 26 febbraio, guardate, molto semplice. Tempo soleggiato ovunque, temperature praticamente primaverili. Solo un po' di vento in Adriatico, dove si dissolveranno le nebbie che invece si ripresenteranno di notte nelle zone interne lungo tutta la penisola. Detto questo, non c'è altro da aggiungere, grazie per la cortese attenzione e vi attendo numerosi mercoledì sera per il prossimo aggiornamento. Cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.